Recording in progress.
Buonasera Roberto, mi vedi? Buonasera. Buonasera. Io sono Fabio, sostituto di Domenico Gatta. Ah, ok. Giuliano Rossini, sì. Mi ha fatto la prova per... Sì, l'audio è perfetto, però nel video non lo vedo. Io mi vedo, quindi... Sì, è la vostra telecamera. Perché? Che faccio? Riesco dentro? È perché l'audio è perfetto. L'audio è perfetto, Giuliano, e io no. Mica è staccato il video, Giuliano. No, no, infatti no, no, non è staccato. Allora, aspetta un attimo, faccio... Vediamo adesso? Adesso? No. Adesso? No, Giuliano. Vediamo adesso? No. E forse devo... Aspetta, esco dentro. Prova un attimo. Probabilmente l'ho schiacciato io in volontà, perché io mi disse, vediamo un poco, vabbè, poi vediamo un attimo, allora esco dentro, un attimo. Ma non possiamo rientrare? No, non è che stiamo solo noi, Antonio, un caso che ha scaldato, cioè, e anche soltanto lui, forse dovrebbe essere andato in busta. Anna, ti provi un attimo a collegare, per piacere. Ok, grazie. Ma io ci sto facendo un altro, Perché si sono fatto di lui. Ci si vede, Giulia, adesso. Adesso? Ci buonasera. Ciao, Giulia, ci sei. E Anna c'è. Ok, grazie. Ciao, Anna, adesso mi vedo? Sì, adesso. Quindi abbiamo messo una spunta. Anna, auguri. Anna, tanti auguri. Scusami. Auguri Anna! Grazie! Allora, Toti Bustelli, Ida Marischi, Franco Bustelli, Ida Marischi. Poi io metto la telecamera e scusa. Ok, Ida Marischi. E l'audio? Si sente tutto, Anna, pure l'audio, Giulia, pure l'audio, tutto. Ma io lo so così, però mi ha messo male, va bene? Cioè, ci sono... Adesso la telecamera, va bene? Ok, ciao. Ida, vuoi fare un attimo la prova che siamo qua a collegarti gentilmente? Ah, vieni, ok. Ah, ok, un abbraccio. Ok, un abbraccio. Dovremmo essere 13 per essere il numero reale, sì. 13, 12, 24. Ieri eravamo. Sì, noi siamo 25. Però la metà più 24, la metà più 13, 15, la metà più 17, poi la metà. Questo sai che
Grazie.
quindi per mettere via l'inno di Dario, che è là che si chiama il campo di Dio, perché la sua parte oggi non è vero, che verrà un suo letto che sarà prima registrato. E poi lei non la sua. Ma diceva, bisogna sempre prima accendere l'amplificatore, con l'interruttore della ciabatta fissata a un muro, e poi.
sud. Ma faccio una foto, gliela giro io a me. Aspetta, se faccio una, punto un minuto. Ma dai, 12:51? Sì. Thank you.
Thank you.
Pantola? Eccomi. Adolino? Aliberti? Macarelli? Bellomo? Presente. Presente. Ok, sì, sì, l'ho sentita, consigliera. Cocca? Correa? Presente. Crescenzo? Di Lera? Presente. Non si può condurre. E Sposito Raffaele? Devo andare qua. Crescentese Maria? Giordano? Manzo? Mareschi? Montoro? Morosini? Presente. Odierna? Orza? Presente. Rega? Robustelli Anna? Presente. Robustelli Campo? Robustelli Campo? Ruggiero? Sodano? Presenti complici, a scherzo di la seduta è veramente possibilità. Nostri concittadini contribuenti
profuso per aver ottenuto una vittoria così schiacciante. Abbiamo ottenuto il 95% dei voti. Io sono stato eletto, il più eletto nella seconda fascia, quella che comprende gli imprenditori. Ora aspettiamo solamente che la provincia di Salerno e la regione Campania nomini membri di diritto, così daremo vita al consiglio di amministrazione del contesto di bonifica, che continuerà tutto quello che già messo in essere. Il commissario Salvaggio, come sapete tutti, ha invitato questo consorzio in maniera, cioè, abbastanza disastrosa, non venivano pagati gli stipendi, non vi erano mezzi per poter intervenire sul territorio. A distanza di 5 anni il suo lavoro, ha fatto un piano di rientro, ha acquistato mezzi, è presente su tutto il territorio, quindi noi continueremo ancora una volta a seguire tutto quello che lui sta cominciando e che porteremo a termine. Grazie. Allora. Presidente, buonasera e buonasera a tutti. Propongo la variazione dell'ordine del giorno. Per la percezione, possibile quanto grazie. Sì, Giuseppe Solano. I primi due punti della convocazione rimangono inalterati. Il terzo punto diviene il quinto, il quarto diviene il terzo e il quinto diviene il quarto e poi il sesto rimane invariato. Vabbè, allora mettiamo la proposta del consigliere Solano. Dottore, prego. Visto che le varie argomenti che sono all'ordine del giorno, ci sono tre argomenti che sicuramente sono più importanti degli altri: consulta e poi i due parti che riguardano il bilancio, l'assestamento e la variazione. Quindi, perché i primi due sono di ordine tecnico e dobbiamo purtroppo farli all'inizio, perché uno è la surroga ed è necessario farlo all'inizio, la surroga del consigliere Falciani, quindi non potevamo modificare i primi due, allora abbiamo deciso di modificare e chiedere la modifica degli altri tre. Okay. Un attimo che prendo la convocazione.
Allora, il terzo viene il quinto. Ma è giusto? Sì. Il quarto diventa tre. Allora, il terzo? Allora, il terzo diviene numero 5. Va bene, poi? Il quarto, 3. E il quinto, 4. E il sesto rimane. Il sesto rimane. Pure il sesto. Ok. Allora, ci vediamo così. Allora, sono al primo punto del giorno, di costituzione dell'organo consigliare sul detto del consigliere Mauro Cacciara, articolo 64 del decreto legislativo numero 267/2000, convalida. C'è la relazione istruttoria che dobbiamo permettere, solo la parte del deliberato. Va bene? Quindi propone di deliberare, approvare l'attrezzo narrativo di cui si intende produttore e trascritta. Prendere atto che il signor Antonio Langelo, a seguito di decreto sindacale di nomina, protocollo numero 27244 del 28 giugno 2022, è automaticamente cessato dalla carica di consigliere comunale dalla data di accettazione della carica a senso di diretto. Procedere alla condanna del suddetto ex legge della carica del consigliere comunale della signora Maura Facciani, nata a Sarno il 27 luglio 1978 e lì residente alla via Umberto I, numero 29. Sì. Numero 21. Preso atto che si è provveduto a comunicare alla signora Maura Facciani, giusta comunicazione. Allora, dare atto che ai sensi dell'articolo 38,4 del decreto legislativo numero 267, il nominato consigliere, in ragione della venuta condanna, entra in carica con l'adozione della presente deliberazione. La citata consigliera è in possesso di tutti i requisiti di elegibilità stabiliti dalla legge. Per la stessa non esistono condizioni di incompatibilità e permane l'assenza di cause di incandidabilità e ineleggibilità. Trasmettere la presente deliberazione alla Prefettura di Salerno con il relativo documento di competenza. Pubblicare il presente provvedimento oltre che all'altro fratello online anche nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale di questo comune, sottosezione organi istituzionali. Dichiarare la deliberazione di cui ha presente proposta è correttamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Allora, per decisione che la consigliera Maura Falciani è risultata la prima dei candidati non eletti nella lista di tale popolare e avete la cifra individuale di 1643 punti. Votiamo per lui la consigliera di Tenaglia. Canfora, sì. Agolino, Alibetti, Bagarelli, Bagarelli, sì, sì. Bellomo e Cocca e Assente. Correa, sì. Crescenzo, Rivera, sì. Esposito Giuseppe, sì. Esposito Raffaele, Crescentese, Giordano, Manzo, Manzo, Maresti, Montoro, Morosini, sì. Odierna, Orza, sì. Rega, sì.
Robustelli Anna. E Robustelli Franco. Ruggero. Naturalmente sì, però se mi permette volevo solo capire il motivo della votazione. Perché il consiglio che prenderà atto comunque si deve esprimere, cioè chi deve votare. Si deve votare, si deve votare per il subentro della consigliera. Sodale? Sì. All'unanimità dei presenti, il provvedimento è approvato. C'è qualcuno che vuole venire? Prego. Consigliere Antonello Mandarriga, Presidente, grazie per il mio lavoro. Sono presente, la pregherei di ascoltarmi perché riguarda lei la mia comunicazione. Presidente, sono presente per un problema di cortesia nei confronti della mia consigliera, perché è giusto che venga accolta con in amicizia e in rispetto. Ma io parlerò a quest'aula in virtù di una parola che lei non ha mantenuto, Presidente. Ok? Lei in conferenza dei capigruppo in cui io ero presente per tutta la mia vita. È la sua bocca. Vedi chi sta lavorando, se è presente. Sono un uomo, gentilmente. Allora, noi non c'era una convocazione del Consiglio Comunale antecedente alla seduta odierna che riguardava il consiglio monotematico per l'area industriale. Il 28, il consiglio disse che avrei, ci sono verbali, che aveva rispettato il dettato della norma di riferimento di 20 giorni. Il consiglio del capogruppo del PD Solano mi disse che non c'era possibilità, perché i consiglieri della maggioranza non c'erano prima del giorno 28. E quando la segretaria fece presente che c'erano probabilmente da convocare altri consigli comunali, scusa, però ho finito la consiglia, chi sta in remoto dovrebbe chiudere un attimo il microfono, grazie. Che non c'era possibilità che chi era in vacanza, come se fare il consiglio comunale è un lavoro, noi andiamo in ferie, se siamo in vacanza non possiamo partecipare, questo io ritengo che sia un onore e quindi comporta degli oneri a prescindere. Ci disse che prima di quella data non sarebbe stato possibile fare un consiglio comunale. E lei disse testuali parole: nel caso venisse fatta un'altra richiesta necessaria per la vita dell'ente, quindi di natura finanziaria, io prendo solenne impegno che prima del 28 non convocherò nessun consiglio comunale, ma solo successivo. Se lei si ricorda bene, se non si ricorda, io credo ancora che le persone quando mi danno una parola deve essere mantenuto. Credo che sia doveroso per non rispettare il ruolo, per rispettare il ruolo che rivesto di consigliere comunale, in quella sede rappresentavo l'intera minoranza. Se io presidente del consiglio mi dice di fronte, lo dico sinceramente, a una proposta balzana di dire non ci sono i consiglieri perché stanno in vacanza, non possono venire a fare i consigli comunali, quindi quello che noi discutiamo qua è soggetto alle fede di ognuno di noi. E lei mi risponde dicendo prometto che in virtù di questo dettato che ci siamo fatti oggi, io non convocherò nessun consiglio antecedente al giorno 20, mi chiedo scusa, ma io mi sento offeso, non come voi, ma come consigliere comunale. Quindi vi lascio i vostri lavori e vi ringrazio. Buonasera. Un attimo solo, volevo sentire la consenza di mio amico consigliere. Io credo che questo tipo di discussione che è stata fatta nella conferenza dei capigruppo, però prima di dopo rispondere, penso anche il capogruppo del PD, questo problema fu
dal passato, proprio rispetto al fatto che il segretario generale del Comune di Sarci disse: guardate, ci sono dei consigli normali che devo fare. E nella stessa seduta abbiamo deciso concordamente sia il consiglio comunale del 25 che quello del 28. Sono sicuro che farà cose ottime all'interno di questo.
sta, per questo, viene mandato quest'altro anno e mezzo di C, due anni che ci portano alla fine del, del mandato. In bocca al lupo e prego di fare un applauso per chi. Grazie. E spero di averci fino alla fine del, del Consiglio Comunale online, mi rimetto al posto che i cittadini mi hanno dato. Grazie. Grazie per il mio invito. C'è qualche altro che vuole intervenire? Presidente, posso intervenire? Il super intervenire. Yeah.
relazione verbale sedute precedenti marzo-aprile 2022. Ratifica
specifica variazione al bilancio di direzione finanziaria 2022-2024, adottata via d'urgenza dalla giunta comunale con atto numero 103 del 6 giugno 2022. Prego, assessore. Si tratta della ratifica della delibera di giunta in cui abbiamo apportato una variazione di bilancio per affrontare le problematiche della zona IVA. Tutti noi conosciamo bene l'atto, per cui io direi di votare per l'esame. Allora, per il
più alla nomina della consulta ambiente e salute. Camera? No, a casa non riescono a capire cosa devono fare perché non si sente. Sì. 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 Mi sentite, lo devo stare accenno, sentite? Sì. Dobbiamo votare per il rinvio dell'atto deliberativo, quello relativo alla consulta non per saluto, perché non essendoci la minoranza, non possiamo, sapete, chi sono i membri che devono far parte della consulta, per cui rinviamo al prossimo consiglio comunale. Si è sentito chiaro? Sì. Passiamo alla votazione. Canfora? Sì. Agudino? Alibetti? Barelli? Sì. Bellomo? Sì. Cocca? Correa? Sì. Crescenzo? Di Leva? Sì. Esposito Giuseppe? Esposito Raffaele? Falciani? Precedentese Giordano, Manzo, sì. Mareschi, sì. Montoro, Morosini, sì. Odierna, sì. Sì, Morosini, la consentina. Orza, sì. Rega, Robustelli Anna, sì. Robustelli Franco, Ruggero? Sì, non mi piace. Prego. Io naturalmente per correttezza istituzionale, lo tratto anche per il rispetto del collega Barelli, non posso fare altro che votare sì a questo emendamento, diciamo. Ma non posso esimermi da sottolineare e stigmatizzare l'atteggiamento dell'opposizione. Io sfido tutti i presenti, anche chi ci segue da casa, di andare a vedere i verbali dei precedenti consigli comunali e capire quante volte hanno chiesto l'istituzione di queste cose, quante volte, additandosi come coloro i quali che non volevano, non so del motivo per cui rifassero questa cosa, e oggi che c'era da istituirla, da votarla, c'è un comportamento, direi, infantile. Quindi, ripeto, lo consiglio per correttezza istituzionale, però mi corre l'obbligo di dirlo, non è un atteggiamento da consigliere comunale, sia di opposizione che di maggioranza. I cittadini ci hanno dato un mandato, a chi hanno dato un mandato pieno, a chi hanno dato un mandato di rappresentanza, e i mandati vanno rispettati e onorati. All'unanimità dei presenti l'argomento è rinviato al prossimo consiglio comunale con 16 voti favorevoli. Passiamo al sesto punto dell'ordine del giorno, riconoscimento del debito del bilancio secondo l'elenco scritto dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale. Prima del titolo che votiamo, riconoscimento debito fuori bilancio, sensi dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 67/2000 in favore della dottoressa Assunta Maria Sant'Angelo, a seguito del decreto di pagamento emesso dal Consiglio di Stato in data 2/8/2021, numero 05667 del 2021. Se sono gli stati è stata parlata in commissione, possiamo no, era solo
della stessa provocazione. Canfora. Bagarelli. Bellomo. Bellomo. Sì, sì. Cocca. Correa. Sì. Crescenzo. Di Leva. Sì. Esposito Giuseppe. Esposito Raffaele. Facciani. Crescentese. Giordano. Manzo. Sì. Maresti. Sì. Montoro. Morosini. Sì. Odierna. Orza. Sì. Rega. Robustelliana. Robustelli Franco. Ruggero. Sì. Sodano. Voti favorevoli 15, assenti 10, il provvedimento si vede approvato. Vale la stessa votazione per la eseguibilità dell'atto? Sì. Confermata la stessa votazione per la eseguibilità dell'atto. Passiamo all'altro. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera A, decreto legislativo numero 267/2000, in favore dell'avvocato Alfonso Esposito, relativo al pagamento delle competenze legali in forza della sentenza del tassa legno numero 917/2022, Murano Pietro e diretta Anna contro Comune di Sarno. Assessore, volevo... una sentenza sulla competenza legale 2488 patenti e risoni e non ho messo. Dottore, passiamo alla votazione. Ancora? Sì. Agodino? Aliberti? Bagarelli? Sì. Bellomo? Sì. Cocca? Cocca Correa? Sì. Crescenzo? Di Leva? Sì. Esposito Giuseppe? Sì. Esposito Raffaele? Facciani? Crescentese? Crescentese? Giordano? Manzo? Maresti? Montoro? Morosini? Sì. Odierna? Orza? Sì. Rega. Robustelli Anna. Robustelli Anna. Sì, sì. Ma che così? Sentite? Sì, 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 sì. Robustelli Franco. Ruggero. Sì. Sodano. Sì. Voti favorevoli 16, assenti 9, il provvedimento si intende approvato. Vale la stessa votazione per la eseguibilità dell'atto? Confermata la stessa votazione per la eseguibilità dell'atto. Prima di chiudere il Consiglio Comunale, il sindaco deve fare alcune comunicazioni. Io il sito dove fare delle comunicazioni, poi prima di sciogliere la seduta il sito dove fare delle comunicazioni al Consiglio Comunale di Torino. Tranquillo. Parla nessuno dell'opposizione, che sempre a me è la
che aveva promesso di restare fino a settimana il figlio che si è allontanato. Ma io volevo fare una domanda in merito proprio a quello che il consigliere Giordano ha chiesto al Presidente e ha chiesto alla signora. In quanto il consigliere Giordano ritiene che questo mi chiedo lui veramente perché per una questione di ignoranza, sicuramente l'ho letto, però ignoranza vuol dire che può darsi che ho ignorato qualche passaggio che mi manca. Capire che cosa vuol dire consigliere di maggioranza e consigliere d'opposizione, perché se il consigliere di maggioranza o d'opposizione vuol dire votare sì o no a una determinata delibera di consiglio, allora ognuno può votare, anche tutti possono votare sì o no, un diritto del consigliere. Volevo capire come si fa a stabilire se un consigliere eletto nelle liste della minoranza passi in maggioranza. Che vuol dire passare in maggioranza? Il regolamento lo prevede, perché loro sostengono che commissione ci sia, a questo punto forse si riferiva alla consigliere, la consigliera Rustelli, ma da quello che risulta agli atti la consigliera Rustelli si è dichiarata indipendente, è sta in un gruppo consigliare misto, è maggioranza e opposizione che lo stabilisce. Come si fa a capire dal regolamento se non in sede elettorale? Non credo che quello che abbia dichiarato il consigliere Giordano abbia un presupposto giuridico sia regolamentare sia a livello di gestore. Io sostengo che chi sia stato eletto all'interno della minoranza può votare o non votare provvedimenti proposti, ma il ruolo di maggioranza gli è dovuto dopo le elezioni, secondo me. Quindi chiedo, Presidente, lei ha detto che faceva una riunione per rimodulare le varie commissioni. Mi spieghi un attimo qual è il motivo di rimodulare queste cose. Ma per questa polemica è una questione di ignoranza mia personale. Ma in ogni caso la rimodulare anche per l'assessore del ma proprio questo è che la Presidenza si è preso il potere con voi perché il dubbio che ha avuto lei è stato consigliere, l'ho avuto anche io come Presidente, e siccome sto studiando insieme a qualcuno che mi può dare voi su questa cosa, può dare una risposta anche in questi termini. Va bene, allora mi ritengo sul discorso della risposta e sottolineo di nuovo all'ennesima volta che non stiamo commettendo alcun abuso d'ufficio. Nel modo più assoluto. La sua sottolineazione è stata fatta da me. Grazie, per una decisione. La ringrazio. Ma è solo per aggiornarvi di ciò che stiamo portando avanti dopo il consiglio comunale che abbiamo tenuto sul depotenziamento contro il depotenziamento dell'ospedale Massimo del Milano. Ci sono stati in queste ultime 48 ore tre incontri. Primo incontro che si è tenuto ieri in prefettura, a cospetto del prefetto c'era il direttore sanitario del presidio ospedaliero Massimo del Milano, il dottor Rocco Caratesco, la lega del direttore generale, in rappresentanza del direttore generale di Terrazzo. C'ero io insieme all'assessore Giscardi e c'erano i rappresentanti, c'erano l'onorevole Villani Ugini e c'era la senatrice Luisa Antisani. La senatrice Luisa Antisani chiaramente rappresentava anche il comitato di salute pubblica. No? L'incontro col prefetto per le debite considerazioni istituzionali, certamente il prefetto non può intervenire in materia sanitaria, ma l'incontro col prefetto è stato chiesto in virtù del depotenziamento, ma anche in virtù di soldi che potrebbero anche scoppiare
dovuti anche a una mancanza di un esercizio sanitario o di una prestazione sanitaria presso il marchio del Milano. Il prefetto, abbiamo spiegato sia il direttore sanitario che i convenuti le estreme difficoltà nelle quali si esercita la professione di medico, sia per quanto riguarda il pronto soccorso, ma sia anche per quanto riguarda le unità operative complesse, nello specifico la cardiologia, la medicina interna, la cardiologia, gli altri settori, la stessa ginecologia, che in questo momento purtroppo per problemi di salute, lo stesso primario, il dottore Beppe, qui va il nostro, il nostro personale augurio una remissione, una guarigione, purtroppo un po' tutte le operative complesse, ma soprattutto il pronto soccorso per le note vicende di cui abbiamo più volte parlato, c'è una situazione di... Beh, insomma, il prefetto ha fatto sue le nostre preoccupazioni e già in giornata, nella giornata di ieri, ha conquistato il direttore generale in una richiesta abbastanza semplice e immediata, quale, come dire, provvedere quando possibile e in maniera abbastanza anche urgente alla contrattualizzazione dei medici che hanno vinto i vari concorsi e di chiedere per il proprio soccorso di sangue un sanitario in più, oltre a quello già contrattualizzato che ha vinto il concorso. Beh, che fa parte dei setti che hanno vinto il concorso. Certo, su tutte le altre considerazioni scritte nell'atto di indirizzo, conviene anche nello specifico, nel merito, ciò che abbiamo formulato per quanto riguarda la pagamento di Lusca, ma chiaramente non è una competenza della prefettura, che quando viene di sua eccellenza faceva un richiamo alle istituzioni regionali per quanto attiene alla disciplina delle convenzioni, della contrattualizzazione sia per il 118 e sia per la Guardia di Finanza. Questo per quanto riguarda l'incontro con il prefetto. È tutto in un regime di grande cordialità, come sempre il nostro prefetto ha nei confronti di comuni, dei 158 comuni della provincia di Salerno. Per quanto riguarda gli incontri che ci sono stati oggi, noi, anche l'onorevole Carabino, noi siamo stati dal presidente Moria, che è il presidente della quinta commissione, io l'assessore di Stato, non certamente per una questione privata, ma per una questione pubblica che è fatta in notocomio o in nostro notocomio. Noi abbiamo chiesto al presidente Alaia di convocare con urgenza la quinta commissione in audizione, così come oggi è stato fatto dal presidente Nunzio Carpegnini, che io ringrazio perché sicuramente parlare di questi aspetti, degli aspetti emergenziali che riguardano non soltanto il nostro presidio ospedaliero, ma che riguardano l'organizzazione della sanità campana, beh, insomma, è certamente costruttivo, perché tocchiamo con mano quotidianamente le carenze e cerchiamo nel nostro piccolo di risolvere con i mezzi più appropriati le carenze che abbiamo più forte denunciato. Quindi noi siamo andati dal presidente Loia semplicemente per chiedergli l'audizione rapidamente, cosa che ha fatto anche l'onorevole Carabino, e quindi il presidente Loia ci ha assicurato che per la settimana prossima farà un'audizione in quella commissione, e quindi inviterà tutti coloro che hanno chiesto l'audizione, consiglieri, il Comitato di Salute Pubblica, così come già oggi erano presenti in videoconferenza. Quindi per questo motivo siamo andati dal presidente Loia, non avevamo nulla di personale da confrontare.
avevamo soltanto un semplice compito istituzionale da chiedere, ed è quello che abbiamo fatto. È chiaro che il Presidente Alone ha chiesto quali erano i motivi di questa audizione e glieli abbiamo semplicemente spiegato. Lì dove già avevamo mandato una relazione dettagliata sulle problematiche dell'ospedale. Per quanto riguarda poi l'audizione che c'è stata con il Presidente della Commissione Trasparenza, l'onorevole Luiso Carpentini, eravamo buona parte chi in presenza attiva, chi in presenza remota, abbiamo affrontato una discussione molto ampia, e del resto sia il Presidente Luiso Carpentini che il Vicepresidente, il Consigliere Regionale Iulino, hanno apprezzato tantissimo i nostri spunti critici e anche le nostre proposte di risoluzione, perché sono proposte fatte di conti, sono proposte fatte di buon senso. Perché? Perché è logico che in una situazione drammatica come quella che vive la sanità nazionale, la sanità italiana, in questo momento bisogna fare di virtù, di necessità di virtù. È chiaro che nel momento in cui noi chiediamo che i colleghi di Musca e i colleghi della Guardia Medica possano essere attraverso una contrattazione, una convenzione, perché noi chiediamo nulla di illegale o di illegittimo, noi chiediamo semplicemente che con una convenzione, con un contratto, l'assistenza continua possa essere esplicitata non nel distretto sanitario ma presso il pronto soccorso, come avviene in tante altre regioni d'Italia. Questo è valido per la Guardia Medica. E il consigliere Iomine diceva semplicemente: sì, siamo d'accordo, questa può essere una misura momentanea, ma certamente non possiamo illuderci che possa essere una misura strumentale, se siamo perfettamente d'accordo. Noi ci troviamo in una situazione di straordinarietà dove qualsiasi misura che possa dare sollievo ai colleghi del pronto soccorso deve essere presa in degna considerazione, così come la stessa USCA che sul territorio fa un lavoro di prognosi, nel senso che cerca l'antigene oppure vengono chiamati a casa per una consulenza, gli stessi colleghi dell'USCA probabilmente con un incentivo economico potrebbero addirittura decidere oltre il loro orario di lavoro che fanno per le esplicità del loro lavoro, potrebbero anche decidere con un incentivo economico di un debito o di dare una parte del loro orario presso il prodotto. In questo momento dovete sapere che i colleghi dell'USCA lavorano per 18 ore, per cui le altre 18 ore le potrebbero dedicare tranquillamente anche presso il pronto soccorso. Quindi abbiamo evitato una serie. Certo, le considerazioni strutturali sono quelle della dei concorsi. E sia col prefetto sia oggi in audizione abbiamo chiesto che il concorso con una postilla che possa essere dirimente senza eliminare problemi, si debba rifare in modo tale da poter contrattualizzare anche quei colleghi che purtroppo non sono stati come dire, dichiarati idonei per un'equipollenza specialistica. Questo è quanto. Il Presidente della quinta commissione, della quinta commissione sanitaria, avrebbe una sua idea, ma voglio parlarne nel momento in cui poi ci riuniamo, parlarne adesso non ha senso. Nel momento in cui ci riuniamo, una sua idea che necessariamente deve trovare una copertura di spesa per poi poter attualizzare.
Insomma, credo che questa è la cifra. La cosa importante che poi hanno detto, però non è stata mantenuta in ambito concorso, hanno fatto il concorso, che la dottoressa senza fare nuova, che è stata per 6 anni sì, al pronto soccorso, non avendo la specializzazione, non è che l'hanno diciamo dedicata a concorso, però per 6 anni lavorava all'interno del pronto soccorso di Sarno. Queste sono le strutture, queste sono le strutture. Buonasera a tutti.